Buonasera a tutti e benvenuti a questo quarto appuntamento con Domus, il nostro approfondimento giornalistico del venerdì. Siamo arrivati, come detto, al numero 4, dopo aver avuto l'ex sindaco Angelo Cambiano, il parlamentare regionale Carmelo Pullara e il vice sindaco Antonio Montana. Stasera è con noi l'ex sindaco Angelo Biondi, che salutiamo e ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi e buonasera a tutti. Innanzitutto, come sta? Discretamente Esatto, che è la cosa più bene. importante. Avremo tanto di cui parlare questa sera. Partiamo ovviamente da questioni prettamente politiche. Le facciamo una domanda diretta, visto che in quest'ultimo periodo si usa tanto una parola, non tanto in consiglio comunale quanto fuori, la parola è sfiducia. Sfiducia al sindaco Galanti. Se lei fosse consigliere comunale o avrebbe comunque un ruolo attivo all'interno del consiglio comunale della politica, sarebbe favorevole o contrario alla sfiducia a questo esecutivo? Partiamo così, subito diretti. Allora, ad essere onesti, io non sono stato mai, come dire, propenso da politico alle sfiducie. Io preferirei, da un punto di vista politico e di utilità per la città, specialmente da parte dei consiglieri comunali e dal consiglio comunale tutto, sia a maggioranza, sia chi sostiene il sindaco, chi invece è in posizione più critica, una partecipazione, una presenza nel ruolo del consigliere comunale molto più attiva rispetto a quella che realmente si fa oggi. Perché ritengo che con la mozione, certo, si dà una spallata, si chiude un'esperienza politica in maniera traumatica, anche se ormai siamo quasi a un anno Esatto, ci stavamo arrivando. dalle elezioni, per cui stare con un commissario per parecchio tempo non è una cosa positiva, perché i commissari lo sappiamo, non hanno un interesse, sono dei commissari, sono qui per fare l'ordinarissima amministrazione, non che oggi si faccia più, credo, giusto? Le cose vanno dette, non perché io voglio essere critico, ma perché sono cose reali sotto gli occhi di tutti. Però ripeto, meglio avere un'amministrazione che in ogni caso si rapporta ogni giorno con i cittadini, gli assessori, qualche consigliere di maggioranza, però io ritengo che i consiglieri di opposizione potrebbero fare, e anche quelli di maggioranza, molto di più rispetto a quello che fanno oggi, nello stimolo e nel portare avanti determinate questioni che sono fondamentali per la vita cittadina. Era poco prima di Natale, avete avuto un incontro in municipio, lei e l'ex consigliere comunale Baldo Augusto, che si era fatto così portavoce da parte dell'imprenditoria, avete incontrato il sindaco, una riunione importante che noi abbiamo seguito, in cui soprattutto voi cosa chiedevate? Chiedevate di seguire, di costituire una cabina di regia per seguire tutti questi iter lunghi dei finanziamenti che dico messi a cantiere potrebbero veramente cambiare il volto di questa città. A distanza di poco tempo lei è uscito con una dichiarazione trangiante rispetto a questo percorso, perché sostanzialmente non si era dato seguito a quanto era stato stabilito in quella riunione. Ecco, questo preambolo per farle un'altra domanda: come valuta l'operato di questa amministrazione comunale a 3 anni e mezzo sostanzialmente dall'insediamento e a 1 anno e mezzo dal voto? Si dovrebbe votare l'estate dell'anno prossimo. La valutazione è estremamente negativa per tanti fattori e per tanti motivi che magari sarebbe lungo elencarli tutti, però mi vorrei soffermare su alcune questioni che sono fondamentali. Questa amministrazione, come dire, porta avanti un progetto e lo presenta alla città ed è un progetto che ha, come dire, una sua ratio, ha veramente, come dire, la possibilità di dare delle risposte che la città aspettava e aspetta da tempo, perché c'era una situazione estremamente favorevole. Avevamo eletto da poco un deputato regionale, quindi finalmente un licatese, dopo tanti anni a rappresentare la città all'Ars, tra l'altro in un Parlamento regionale con 70 deputati e non più con 90, Sì. Più quindi, come dire, con un peso politico molto importante. più maggiore rispetto, diciamo, a quando ce n'erano 90. E naturalmente dietro il deputato, con come dire, la regia del deputato, si va a costruire un percorso per costruire anche un'amministrazione comunale che sia di comune sentire e La regione in fare comune. un rapporto esatto, un rapporto, come dire, sinergico fra iniziative che partivano dal comune per arrivare poi alla regione e avere quella rappresentanza politica diretta. Beh, per chi è stato sindaco come me dal 2003 al 2008, non avere un deputato di riferimento licatese con cui poterti Interessante. rapportare e interfacciare significava ogni volta andare a fare, come dire, una battaglia A paletto. infinita, una lotta contro i mulini a vento per raggiungere determinati obiettivi. Quindi era una situazione estremamente favorevole. Io, a essere onesto, all'inizio dissi subito a Carmelo Pullara:
lo ritenevo, come dire, galanti, Il parliamo di galante politico, politico, parliamo politico, assolutamente. lasciamo perdere il discorso personale, No, come tutta qua la un'altra nostra è storia, un'analisi come politica. figura, persona gentilissima, cortesissima, Sicuramente. con tutti i pregi di questo mondo, ma dal punto di vista politico, dicevo a Pollara, guarda, secondo me non è la figura adatta per svolgere quel ruolo, io che l'ho fatto so che cosa significa portare avanti questa cosa, ma non hai Strategico. un'altra candidatura, una persona magari un pochettino più giovane, più fresca, che sia magari, come dire, più Probabilmente anche brindosa, più motivata. più motivata e anche diciamo, un po' più competente di quelle che sono le attività all'interno di un amministratore. Essere stato primario di pronto soccorso, sicuramente sarà stato uno dei migliori primari della Sicilia, ma cioè, nella farmacia, diciamo, nella farmacia, ecco, primario di farmacia, ma amministrare un comune è tutta un'altra cosa. Lo dissi a Pullara, poi Pullara si convinse e disse che candidato migliore di Galanti non ce n'era e quindi, come dire, è stato eletto Galanti. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, non si può essere soddisfatti di questa amministrazione perché una cosa che, come dire, è stata sistemata in questi 3 anni e mezzo non c'è. Di tutte quelle cose che in campagna elettorale il sindaco sembrava aver preso contezza, aver, avere idee, avere soluzioni, avere proposte, avere quant'altro, nulla di questo si è poi concretizzato. Ci siamo in un'amministrazione che vive alla giornata, ordinarissima amministrazione, anzi forse al di sotto dell'ordinaria amministrazione, con un cambio repentino di assessori, di maggioranza, con una situazione anche, come dire, disagiata sotto un punto di vista sia finanziario, che non è stato sistemato nulla, perché anche lì poi magari spenderemo qualche parola su tutta Certo. questa questione del bilancio. 4 assessori al bilancio sono passati, ognuno di qua ha detto una cosa, il sindaco ha appoggiato delle cose e poi le ha smentite immediatamente dopo, quindi è una situazione, che valutazione posso dare? Una valutazione estremamente negativa, per non parlare poi dell'aspetto che mi ha visto in qualche modo, come dicevi tu all'inizio, protagonista in quel momento che fu Poco prima di Natale. poco prima di Natale, in cui, come dire, immaginavo un anno nuovo, una possibilità nuova, grazie al fatto che stavano arrivando tutti questi, grazie al PNR, grazie a un periodo sicuramente favorevolissimo, che secondo me sarà irripetibile, perché mai più, secondo me, nella storia della Repubblica Italiana ci saranno tutte queste risorse finanziarie a disposizione dei comuni. E mi lasci dire, e mai più secondo me per la nostra città avremo la possibilità di avere un parlamentare europeo, un parlamentare regionale e una persona introdotta benissimo a livello burocratico all'interno della segreteria del viceministro alle Questa è infrastrutture. un'altra grande opportunità che stiamo sprecando, però su questo mai dire mai, può No, essere che certo, sì. magari avremo più persone, come Ce dire, l'auguriamo. che ricopriranno ruoli altrettanto importanti o le stesse persone che saranno riconfermate. Su questo io non voglio, come dire, entrare nel ragionamento. Io dico che la contingenza che si vive oggi, che questa amministrazione ha avuto nelle mani, è una cosa estremamente eccezionale. Poi perché arrivavano e arrivano e possono arrivare e sono sul tappeto un mare di Tanti problemi. risorse finanziarie grazie appunto a questo piano nazionale di resilienza. Quindi dico, Sediamoci. facciamo quadrato, facciamo in modo che tutti quanti, Consiglio Comunale, amministrazione, deputati, Angelo Cambiano, l'ex sindaco Cambiano che ha questo ruolo importante, che ha una cabina di regia particolare, come dire, un osservatorio diretto dove può dare in anticipo delle dritte per poter raggiungere determinati obiettivi. Facciamo sintesi e cerchiamo in qualche modo di concentrarci su questo. Lasciamo perdere l'aspetto politico, le diatribe, le situazioni. Queste ci sono, restano, sono là, si fermano. Passiamo un anno e mezzo, lavoriamo per la città, cerchiamo di non perdere queste opportunità e di recuperare anche gli altri. Perché io, una cosa, 30 milioni di finanziamenti per l'assetto idrogeologico L'alluvione. della città, quelle famose del 2016, dal 2009 Crocetta. 2016, progetti, eccetera, eccetera, cambiamo. Ancora sono lì fermi. Abbiamo appreso da questa emittente, dall'intervista che hai fatto all'ex sindaco Cambiano, che sono ancora lì, che sono fermi. Io pure ho parlato in quel famoso incontro che abbiamo fatto al comune con il sindaco, e il sindaco mi diceva che sì, la regione si sta adoperando, c'è l'ex assessore Croce che adesso è dirigente, che sta portando avanti. Ma chi segue queste cose? Ah, ci vorrebbe già qualcuno che ogni giorno. Vabbè, ma chi ci deve andare ogni giorno là? Cioè, io da sindaco andrei ogni giorno là, visto che qua, come dire, non è che riesco a fare chissà che cosa, visto che non c'è niente da fare, ogni giorno andrei là per capire a che punto è il progetto. Per esempio, parliamo della Plaia,
abbiamo una situazione disastrosa, ci sono 30 milioni di euro, dico, scusate, un progetto serio, abbiamo tutte le strade costiere, Carubella Santa Zita, la Policia, Sant'Antonino, Nicolì, che sono tutte franate, e queste sono strade che non ripareremo mai più se non prendiamo questi soldi. Quel percorso dico, è stato interrotto, comunque l'abbiamo capito, dico, lei è intervenuto, successivamente anche per chiarire, è arrivato anche per chiarire, anche per chiarire, per dare completezza a questo ragionamento. Io ho fatto questa nota, il sindaco ha raccolto l'invito dicendo vediamoci. Ho preteso che l'incontro si facesse pubblicamente al Palazzo di Città e in altri luoghi, in maniera istituzionale, con la stampa presente, con tutta la stampa locale presente, perché volevo che le cose venissero fatte alla luce del sole e chiarissime, offrendo la mia disponibilità a titolo completamente gratuito, dicendo le cose che bisognava fare. Innanzitutto costituire l'ufficio comunale per quanto riguardava seguire questi finanziamenti, solo esclusivamente questi finanziamenti. Perché c'è tutto un iter da sviluppare, tutto un iter da fare, i tempi sono tiranni, se parliamo del, per esempio, 2023 è la scadenza. Io faccio un esempio, l'ho fatto l'altro giorno in un altro posto che ho fatto, se per il teatro comunale circa meno di 200.000 euro, è un argomento in scaletta, meno di 200.000 euro, sono passati 26 mesi, e ancora il cantiere, un chiodo, non si è piantato. Con un funzionario che ha firmato per... ora magari andiamo... Esatto, sì, ci torniamo. Per queste cose, marzo del 2023 può sembrare lontano, ma se tu non fai le cose, se per affidare un incarico di progettazione o un incarico addirittura di direzione dei lavori, sono passati 4 mesi e ancora... sono tutte cose ferme, dico, ecco, e quindi mi ero messo a disposizione. Il sindaco felicissimo, l'ha lasciato un'intervista, anche perché più volte devo dire che fin dall'inizio mi ha offerto posti in assessorato, mi ha aperto le porte dell'amministrazione. Io politicamente non sono dovuto mai entrare, diciamo, come funzione politica, ma in quel caso mi sarei messo a disposizione solo esclusivamente per questo tipo di obiettivi, per le altre cose non mi sarei interessato, ma su queste cose avrei messo tutto quello che era la mia esperienza, la capacità anche di creare, di parlare con dipendenti comunali che magari momentaneamente sono sull'Aventino e magari grazie al fatto che, conoscendo me, avendo un rapporto personale con me, si sarebbero messi a disposizione. Una risorsa, una risorsa. Dico, dall'indomani, dalla contentezza del sindaco, tu devi stare qua vicino a me, l'intervista è chiara, l'hanno vista tutti, quelli che l'hanno vista. Penso sono passate 3 settimane di silenzio tombato. Ora io parto da un presupposto. Io sono uno che nella vita, e a maggior ragione nella politica, da amministratore, per tempo non è mai perso, non si può perdere il tempo. Cioè ogni giorno che passa, quindi ho questa capacità, ho questa voglia di immediatamente, come dire, mettere a frutto subito quello che c'è da fare. Passare 3 settimane così, come se niente fosse, il sindaco è uscito dopo il mio comunicato e ho detto, vabbè, dopo 3 settimane non me ne voglio più sapere, perché se questo è l'andazzo, se questo è il modo... Se questi sono i tempi che il sindaco ha bisogno per far partorire una cosa, immaginiamo nel momento in cui dobbiamo diventare operativi che cosa e quando uno lo solleciterà per essere operativo e che cosa succederà. Quindi ho capito che purtroppo era solo... pur parler, il fatto della collaborazione è, come dire, è una musica che viene decantata alla città, ma poi nella sostanza collaborazione non ne vuole nessuno. Chi è che si trova al comando vuole gestire secondo, come dire, le sue idee, le sue tempistiche, i suoi modi. Lei ha sempre detto che non c'è un futuro in politica per Angelo Biondi, lo ha ribadito più volte, lo ha ribadito anche questa mattina dopo aver ricevuto il nostro invito, abbiamo letto un post sul suo profilo in cui diceva: voglio sgomberare il campo da ogni situazione, non sono candidato a nulla, semplicemente mi vado a fare una bella chiacchierata come era logico che fosse. Non c'è sicuramente un futuro in politica per Angelo Biondi? Allora, lo ribadisco e spero che sia, come dire, la volta buona e che sia creduto dai più scettici. Noi ci proveremo ancora. L'ho detto stamattina che sicuramente ci sarà sempre quello, col mal di pancia, non vede l'ora di ritornare. Io, da un punto di vista, come dire, di campagna elettorale, cariche elettive, dirette, ho chiuso definitivamente. Quindi non ne voglio più sapere di candidature, di campagna elettorale e di elezioni. Ho dato abbondantemente. Per tutto il mio impegno politico, sia da consigliere provinciale, sia da assessore provinciale, sia da sindaco, ho pagato un prezzo altissimo. Questo ci tengo a dirlo e a ribadirlo qua
davanti alle telecamere, perché tutti lo sanno, anche perché ci sono molti giovani che non ricordano il periodo 2003-2008, non ricordano che cosa si viveva in quel momento. La domanda che si inserisce, che cosa è cambiato secondo lei da quel quinquennio 2003-2008 ad oggi che siamo arrivati al 2022? La politica è sempre rimasta sostanzialmente uguale, perché dico, le campagne elettorali sono sempre quelle, i temi che sentiamo sono sempre gli stessi. Probabilmente è venuto meno un po' di livello, questo sì, cioè, il livello di chi faceva politica prima e di chi fa politica adesso. Molti ce li trasciniamo dietro da tanti anni, con purtroppo i risultati, dico che siano sotto gli occhi tutti, però probabilmente c'è una crisi di rappresentanza importante in queste città ed è questa che probabilmente sta pesando di più. Io devo dire che su questo consiglio comunale, se tu vai a vedere, tolto qualcuno che magari è storico e quindi è stato presente in diversi altri consigli comunali, quasi tutta gente nuova, tutta gente giovane, gente laureata, cioè, come dire, quasi un cambio generazionale. E se il cambio generazionale poi produce questo Non silenzio, si se incide poi il però. cambio generazionale produce questa stasi, questo blocco, questa incapacità anche di fare opposizione, perché l'opposizione non si fa soltanto con l'interrogazione fine a se stesso. Ci sono momenti in cui io, per esempio, suggerivo l'altro giorno, ma perché l'opposizione non va un'occupazione simbolica dell'aula a turno per richiamare l'attenzione, per richiamare l'amministrazione? Per questo famoso consuntivo 2020 che non viene ancora approvato e siamo già nel 2022 e che ci impedisce, è una palla al piede che ci impedisce Di aggredire di determinati. poter accedere a determinati finanziamenti. Ci sono altri due finanziamenti che si stanno perdendo. Poi il sindaco verrà, magari dirà domani o dopodomani, appena qualcuno gli dirà di questa trasmissione, che tanto mica le avevamo in tasca questi soldi, per cui non possiamo dire che li abbiamo persi. Certo, però se ci sono e tu non li chiedi e tu non li prendi, sono persi, non puoi dire queste cose, perché se per esempio sono arrivati 800 milioni, questa è una cosa molto seria e molto importante, io mi meraviglio come consigliere comunale, ma anche gli imprenditori, i giovani imprenditori, su questa cosa non fanno sentire la loro In voce. scaletta avevamo il Perché ruolo del mica... Consiglio Comunale, ci è arrivato lei, senza bisogno di domande, prego. No, Io, vabbè, come... vada, prego, ormai. Dico, com'è che non solo il Consiglio Comunale, ma anche i giovani imprenditori, gli imprenditori, sono arrivati 800 milioni, ma non perché... Perché Licata è un paese, come dire, a rischio di desertificazione. È stato fra i primi tre comuni d'Italia a ricevere R4. più soldi di tutti gli altri, 800 mila euro. Per fare in modo che la gente, i giovani specialmente, perché sono soldi che si possono dare come contributo a fondo perduto o per migliorare immobili per poi darli in affitto a, come dire, a prezzi bassissimi, quasi, oppure come incentivo e contributo a giovani imprenditori nel campo del commercio, dell'artigianato, anche dell'agricoltura, per restare a Licata e Sì. quindi evitare questo spopolamento. Quindi un incentivo. Questi soldi hanno una scadenza. Se entro la scadenza questi soldi non vengono impiegati, non vengono spesi, non vengono dati o a migliorare immobili per dare in locazione o darli come contributi a fondo perduto ai giovani che vogliono intraprendere attività, Si perde. si perdono. 800 mila euro, non stiamo parlando di 80 mila euro, di 30 mila, 800 mila euro, quindi non è un sacrilegio. E vedere tutto questo mutismo, questo silenzio, nessuno che dice niente su queste cose, oppure ci sono ora 360 milioni per quanto riguarda i progetti. Finalmente lo Stato italiano, grazie a questi fondi del PNRR, ha capito che nei comuni, specialmente nei comuni, quelli quasi tutti deficitari, perché ormai quasi tutti La deficitari i maggior comuni parte su sì. questo, non hanno più le risorse per fare i progetti. Siccome se non hai un progetto esecutivo poi non ti viene finanziata un'opera, allora ha deciso di, come dire, dare finanziamenti a fondo perduto per fare La i progettazione. progetti. 360 milioni. C'era un comune come Licata che non ha un progetto esecutivo per poter, come dire, andare poi a chiedere il finanziamento per un'opera. Si può mai far pe può perdere mai questa occasione? E No. questa la perderemo pure. Perderemo la possibilità di chiedere i soldi per fare i progetti perché non abbiamo il conto consuntivo approvato, che è una condizione Necessario. necessaria per arrivare a questo. 2003-2008, i 5 anni, il quinquennio del suo governo. Negli anni da lì in poi, con una intensificazione che abbiamo visto negli ultimi 4-5 anni, abbiamo assistito a un depauperamento degli uffici. Sostanzialmente non ci sono più dirigenti, non si è fatta una scelta seria, concreta sulle posizioni organizzative che di fatto ci sono o non ci sono. Tutto questo si va a riflettere poi sulle enormi difficoltà di gestione che questi uffici vanno ad avere. Portiamo sempre un esempio, abbiamo avuto qua il comparto edile, il quale ci ha manifestato tutta la difficoltà che quel comparto ha,
Nella semplice analisi delle pratiche, perché c'è un solo dipendente che si occupa di tutto questo e che fa ovviamente fatica a smaltire una mole di lavoro notevolissima. La domanda che le facciamo è questa: perché si perdono questi finanziamenti? Perché si perdono queste opportunità di finanziamento? E quale potrebbe essere, a suo avviso, il modo per rimpolpare nuovamente questi organici e far tornare a funzionare la macchina amministrativa? Perché lei mi insegna che puoi avere il miglior sindaco, puoi avere il sindaco più bravo, se però poi non hai gli uffici, che ti funzionano, è come avere, la carrozzeria della Ferrari con un motore spento. Sono perfettamente d'accordo, però il discorso è semplicissimo. Nel momento in cui, allora, fare il sindaco non è che, come dire, è una cosa che viene a sorteggio, cioè tu vieni sorteggiato per fare il sindaco, oppure come so, c'è una lista per cui dice, ci sono determinati cittadini che a turno devono andare a fare il sindaco. Quando dovevi partire per il militare, se devi fare la leva volontaria, devono partire per militare. Ora tocca a me fare, oppure mi hanno sorteggiato per fare il sindaco. Il sindaco fa una campagna elettorale. Io vedo che in tutte le campagne elettorali, da che ricordo da bambino I a ora, programmi poi non vengono aperti. c'è, come dire, la voglia di fare il sindaco, la voglia di diventare sindaco, la voglia di essere eletto sindaco. Si scende in strada, si incontrano le persone, si stringono le mani, si affrontano i problemi, si hanno le soluzioni, Se ne si parla. sa tutto. Ora, che il comune di Licata nel tempo venivano a mancare le figure dirigenziali, che la gente andava in pensione, che c'è il blocco delle assunzioni per cui non puoi dare il ricambio generazionale. Ora, tutte queste cose, i sindaci che si sono succeduti negli anni, arrivando a quest'ultimo, dovevano in qualche modo, come dire, avere chiare le idee per dire quali sono le azioni che io devo fare, che so, corsi di formazione per migliorare, perché in ogni caso il comune è delicato, sempre 400 Sì, dipendenti. ha un Giusto, organico notevolissimo. non è che ha 40 persone, sempre 400 dipendenti. Quindi delle soluzioni, gente che è diplomata, tecnici, ce ne sono diverse, magari sono a Consulenze. contratti, cioè un progetto come poteva essere, che so, trovare delle convenzioni esterne. Per esempio, io in un mio pallino elettorale avevo pensato, per esempio, a tutti questi giovani laureati che si laureano, tecnici, ingegneri, architetti, neolaureati, cioè creare una sorta di ufficio tecnico con degli incentivi per fare dei corsi di formazione, quindi i ragazzi potevano fare una sorta di esperienza, di apprendistato e quant'altro, che poi gli faceva curriculum, e si poteva fare un bell'ufficio di progettazione, Vedi. diretti da uno di esperienza, un dipendente comunale di una certa Esperto. esperienza, e questi ragazzi che potevano fare questi 6 mesi, 8 mesi di apprendistato, e sono cose previste, prevedibili, convenzioni con gli ordini professionali, gli ordini degli architetti, gli ordini degli ingegneri, dei geometri, cioè fare delle convenzioni. Cioè, Una strada c'è. o dico, non è che qui mi voglio inventare chissà che cosa, però ripeto, tu che fai una battaglia per diventare sindaco, tu che scendi nelle strade e prometti alla gente che risolverai i problemi, poi non puoi dire che il comune è una macchina senza nessuno, non ci sono i dipendenti, tutti se ne sono andati in pensione, e il comune è senza soldi, e il comune è disastrato. Vero è, ma lo sapevi che era disastrato, quindi dovevi avere. Sul fatto del disastrato, ci torniamo su Ci questo. torniamo subito. Politica spicciola, facendo anche nomi e cognomi. Quel progetto di cui parlava lei all'inizio di questa amministrazione nasce sotto l'auspicio dello slogan, la regione in comune. Poi c'è quella rottura, a cui lei era abbastanza vicino. Poi c'è quella rottura tra il sindaco Galanti e l'onorevole Pullara. La domanda che le facciamo è questa. Secondo lei, malgrado questa rottura a livello regionale, e quindi si poteva incidere di più, cioè l'onorevole Pullara, malgrado questa rottura con il sindaco Galante, avrebbe potuto incidere di più in determinate situazioni, oppure doveva andare così? Io sono convinto di una cosa, che per agire, per raggiungere risultati, bisogna essere sempre in due, se non in tre, se non in quattro. Perché io, quando ancora non si parlava di PNRR, non c'era neanche il Covid, ancora eravamo in periodo, come dire, non Covid, ancora tutti ci potevamo guardare in faccia senza mascherine. Avevo proposto che c'erano i famosi 30 milioni, all'epoca si parlava di, ma questi 30 milioni che fine ne fate? Visto che abbiamo questa grande opportunità,
l'ex sindaco Cambiano che è nel gabinetto del ministro, Sì, ricordo quelle. il deputato regionale che è alla regione di maggioranza, eccetera, eccetera, l'amministrazione che è in amministrazione, il deputato europeo che è anche il deputato europeo, pur essendo in Europa, però ha tante possibilità e Ovviamente. comunque in ogni caso è un interlocutore politico di un certo livello perché, come dire, è rappresentante di un partito importante, di un partito che a livello nazionale è stato presente nel primo governo ed è Sì, presente in lo è in questo questo. governo. Quindi, vogliamo fare sintesi, sindaco, e naturalmente tutto dipende cioè dal sindaco. Se il sindaco chiede aiuto, se il sindaco, come dire, si rende disponibile a chiamare questa gente, a convocare questa gente in un tavolo, a ragionare di queste cose, io non credo che né Pullaria, né Cambiano e né l'onorevole Tardino si sarebbero rifiutati di sedersi al tavolo e ragionare su queste cose. Ma se il sindaco questa mossa non la fa perché poi magari è ingabbiato in determinate, come dire, Logiche politiche regimi politici di perché il questo. riferimento del deputato X o Y ce l'ha con La scelta di Pullaria, questa ce l'ha con amministrazione è chiara di Pullaria. confluire su Forza Giusto. Italia. Quindi Dico, Pullaria sicuramente avrebbe potuto fare di più di quello che ha fatto per l'ICAT, ma nel momento in cui non hai, come dire, un filo il diretto tramite. con l'amministrazione, perché poi le cose in due si fanno, in tre, in quattro, nel senso c'è questa iniziativa, e tu prepara questo che io te l'appoggio, tu hai bisogno questo. No, lì si sono completamente interrotti i dialoghi. Prima di andare in pubblicità, trattiamo un altro argomento che è particolarmente Attenzione, non importante. voglio difendere No, no, nessuno Pullaria. sta difendendo nessuno. Politicamente io non sono con No, Pullaria, io no, no, no. volevo chiedere questo aspetto. Io non sono, come dire, politicamente, a livello di amico sì, ma a livello di politica sono completamente distinto e distante. La nostra domanda era se dal punto di vista suo, che è un osservatore esterno, che però ha comunque un peso politico importante anche per la carica che ha ricoperto, la domanda era sotto questo punto di vista. Bilancio. Prima di andare in pubblicità, chiudiamo con il bilancio. Settimana scorsa abbiamo avuto qua il vice sindaco Montana che ha anche la delega al bilancio. L'ho vista la trasmissione. Esatto. Antonio ci ha provato. Ovviamente ha provato a Io non ho sintetizzare capito niente, un se tantino la devo situazione. dire. Che sono uno che un po' mastica di bilanci comunali. Il bilancio si è arenato sostanzialmente al Collegio dei Revisori dei Conti, che ce l'hanno da settembre. È un bilancio particolare, ovviamente, che contempla un piano di riequilibrio, un bilancio che è Ma parliamo di gramato bilancio o di consuntivo? Il consuntivo. Stiamo consuntivo, quindi parlando ancora il bilancio, di consuntivo. Esatto, siamo al stiamo consuntivo, parlando di se non consuntivo. vai al consuntivo non puoi fare il bilancio, perché se non sai come hai speso, quando hai speso, quando sono entrato, cioè come fai a fare il bilancio? La domanda che le faccio è questa: lei ha avuto 5 anni di amministrazione, perché è diventato così complicato fare questi bilanci? Allora, intanto sicuramente rispetto al periodo quando ho amministrato io, che c'era qualche risorsa in più. Ma non è che si navigava nell'oro, giusto? Si piangeva miseria anche all'oro perché c'era il patto di E beh, il stabilità, 2008 poi è stato l'anno perché della crisi, c'era quindi. il patto di stabilità, c'erano tutte queste risorse tagliate, però naturalmente nel tempo, come dire, si sono tagliate ancora più risorse, poi sono arrivati questi bilanci armonizzati per cui tutti i residui, quindi tutte quelle residui attivi che tu ti Attivi e portavi passivi. come bilancio, ti dicono no, tu li devi, se non sono esigibili, li devi completamente cancellare, e infatti è iniziato, come dire, diciamo il motivo. Perché non si approvano i bilanci? Ai miei tempi, se tu sgarravi di un giorno la scadenza che ti dava Veniva il commissario. veniva il commissario, immediatamente veniva il commissario, per non parlare dell'opposizione, se ritardavi un giorno l'opposizione iniziava a fare, come dire, gran cassa dalla mattina alla sera, ah, questa amministrazione è fallimentare, andate a E casa, quindi non siete vede che grandi. Ora qua torniamo là. si approvano i bilanci preventivi un anno e mezzo dopo che praticamente è finito l'anno, I soldi sono l'esercizio stati non finanziario. spesi, già ampiamente completati, perché dico, vai a fare un lavoro su soldi che tu hai già speso Soldi, mesi e mesi cioè, prima. fai un bilancio di previsione dell'anno precedente, cioè nel Dell'anno. senso tu già hai speso i soldi, stai prevedendo di spenderli, i soldi che già hai speso, quindi non è come una previsione, dovresti fare un consuntivo. Qua non si fa neanche il consuntivo del 2020, che la cosa è ancora più grave, molto più grave. Cioè non si fa il consuntivo del 2020 e siamo al 2022. E il vice sindaco che è venuto, io ho cercato di capire quello che è, come dire, cercando di capire anche fra le righe, ma non ho capito niente, non sono riuscito a capire a che punto siamo. Al Collegio dei Revisori dei Conti. Il bilancio è fermo là, da settembre, perché stanno cercando di valutare determinate voci. Si è insediato un Ora commissario. io sindaco, al posto loro, che cosa avrei fatto?
Nel momento in cui questa palla al piede mi impedisce di poter attingere a risorse finanziarie importanti, fondamentali, 5 milioni li abbiamo persi, giusto? 5 5 milioni del Ministero dell'Interno, sì, si sono persi. 5 milioni, stiamo parlando di una lira, 5 milioni, si sono persi perché mancava il consuntivo. Avremmo rifatto le strade di buona parte. E non dovevamo fare né progetti esecutivi, né progetti... Dovevamo semplicemente mandare una richiesta e dire io pure ci sono, ho su progetto, e poi i progetti... Palma di Montechiaro, 2 milioni e mezzo, ma tutti, che ma era tutti, quella più vicina. Io. Tutti, perché poi in questo momento i soldi li stanno dando a tutti. Tu perdi questi soldi perché ti manca il consuntivo e sei fermo là, tranquillo. Scusa, ora mi devono spiegare che fanno lì al comune. C'è l'ordinaria amministrazione e non è quella, un'amministrazione politica non serve a questo, non serve, serve a risolvere le questioni. Dico io sindaco, nel momento in cui c'è un blackout fra l'ufficio di ragioneria e i revisori dei conti, per cui non si riesce a capire cosa vogliono, dove è il clinghippo, dove è il problema, avrei convocato un tavolo permanente, ogni mattina l'incontro è ragioneria, revisore dei conti, amministratore, assessore al bilancio, eccetera, eccetera, e cercare di capire e nel giro di una settimana, 15 giorni, risolvere la questione. Noi la nostra idea ce la siamo fatta. A questo comune mancano figure dirigenziali, che probabilmente è la cosa, il collante più importante, e non si è operata una scelta forte sulle posizioni organizzative, perché quelle che ci sono ampiamente depotenziate. È chiaro che nel motore ci sono troppi ingranaggi che non stanno andando per il verso giusto, e lo stallo che stiamo vivendo, dico, è il logico risultato finale di questa situazione. Sì, e poi ci fermiamo per il break pubblicità. No, poi lo riprendiamo. Esatto. Io parlo, si insiedia questa amministrazione e nomina assessore al bilancio il dottore Raineri. Una persona estremamente competente, preparata, capace, che conosce i meccanismi dei bilanci, sa. Che aveva già previsto un piano di rientro importante. Giusto, avevano fatto pure una conferenza stampa col sindaco in cui avevano stabilito la situazione, avevano fotografato la situazione dell'ente e stabilito un percorso. L'indomani mattina, dopo la conferenza stampa col sindaco presente, Operazione Verità e tutto quant'altro, praticamente viene costretto a dimettersi perché viene smentito di tutto quello che ha detto e del percorso che aveva disegnato. Cioè, allora, dove sta il problema? Quello probabilmente è uno dei danni della politica, che magari un giorno riusciremo a capire come motivazione. Cioè, quindi le figure ci sono, c'erano, e si pote... anche all'interno del comune, sì. Ci sono, io ne conosco più di una persona in grado di poter svolgere l'attività di dirigente o comunque posizione organizzativa per quanto riguarda la... Anche la precedente amministrazione Cambiano stava lavorando a livello di bilancio con ripeto, una... Ripeto, cioè... Ci sono le soluzioni, c'erano le soluzioni, se non si ricercano, se poi ognuno aspetta. Io capisco che è difficile, ma ovviamente rompere perché ci dobbiamo fermare per il break pubblicità. Fermiamoci, perché la pubblicità è importante. Bravissimo, a tra poco. Istituto Paritario Sandro Pertini, l'indirizzo sicuro per la formazione di figure professionali al passo con il mondo del lavoro di oggi. Istituto Paritario Sandro Pertini è il punto di riferimento in provincia di Agrigento per la formazione di veri professionisti, che offre agli studenti corsi relativi agli indirizzi agrario, amministrazione e finanza e marketing, articolazione in sistemi informativi aziendali, istituto alberghiero e nautico. La scuola paritaria, che vanta una struttura di 600 metri quadri disposti su due livelli, ha sede a Licata ed è dotata di 10 aule per l'insegnamento, aree operative e laboratori attrezzati per le esercitazioni. L'Istituto Paritario Sandro Pertini è riconosciuto come un vero e proprio polo di formazione sia dal punto di vista socio-economico che da quello culturale. L'offerta si adatta alle richieste attuali del mercato del lavoro ed è in grado di formare figure professionali perfettamente in linea con le reali esigenze del territorio. Istituto Paritario Sandro Pertini. Il piacere di conoscere. CEMI è vendita e noleggio di carrelli elevatori, macchinari industriali. Assistenza tecnica a domicilio con officina mobile e ricambi italiani ed esteri di tutte le marche.
Veniteci a trovare al chilometro 238 della strada statale 115 a Licata. La politica, l'attualità, gli approfondimenti, i temi di questa città. Confronti e dibattiti, storie e cronaca. Domus, ogni venerdì alle ore 21.30 su Licata for You Web Channel. Per la tua pubblicità chiama il numero 349-08-40-117. Licata for You Web Channel, la web TV della gente e per la gente. Seconda parte di trasmissione, continuiamo a parlare con l'ex sindaco Angelo Biondi. C'è un argomento che a lei sta particolarmente a cuore, abbiamo letto un intervento pochi giorni fa, è quello legato al teatro. Teatro comunale, lei diceva, 26 mesi e non è stato ancora piantato un chiodo. È stata una provocazione bella forte, però una metafora che ha fatto capire quanto sia diventato farraginoso anche questo iter. Si è chiesta sostanzialmente il favore a un funzionario comunale che probabilmente non era demandato a non firmare. Non era del ramo, esatto, non era neanche un tecnico. Dottoressa Ingormaia non era demandato a firmare, però dico per amor di patria, in questo caso dico per con grande senso civico, lo ha fatto, lo ha firmato. Sembrava essersi sbloccato, come dice lei, un chiodo ancora non è stato piantato. Però io ti chiedo, tu che sei assessore al ramo, giusto? Assessore ai lavori pubblici. In questo caso, tra l'altro, parliamo di una persona anche di esperienza, no? Pino Ripellino. Pino Ripellino, consigliere di vecchia data, ex candidato sindaco, quindi aveva pure, come dire, nella sua testa la voglia di fare il sindaco, eccetera, eccetera. Conoscitore della macchina burocratica. Come fai ogni giorno a non sederti, chiamarti i funzionari, il geometra che ha in mano, il RUP, eccetera, per dire a che punto è questo progetto, a che punto siamo, a che punto... Cioè, come può restare un contratto dopo fatta la gara? Io ho descritto tutta la vicenda di quando, dal momento in cui è stato dato il finanziamento, sono passati 26 mesi a oggi. Dico, come si fa dopo fatto la gara per fare il contratto, fare passare 3 mesi, 4 mesi con il contratto pronto sul tavolo del dirigente nominato dall'amministrazione, quindi non un dirigente, diciamo, in posizione critica, perché può capitare che uno c'è nel turnover, si trova un dirigente di ruolo che si mette di traverso, a me pure capitato, si mette di traverso e allora tu devi in qualche modo trovare la formula come... No, questo è un dirigente che hai nominato tu, c'è cioè una persona che hai tu. E che su 3 mesi si lascia di sopra là e la scriveria e nessuno gli dice ma firma sto contratto, cioè, oppure subito dopo firmato il contratto, trovando quest'anima buona che ha firmato il contratto, poi firmate il contratto, tutto resta fermo perché manca il direttore del lavoro, cioè, contestualmente al contratto non si sa che si deve nominare un direttore del lavoro, fermo restando che volendo per la cifra lo stesso RUP potrebbe fare il direttore dei lavori. Più o meno è quanto è successo con il collaudo statico degli 8. È previsto, cioè, quindi su tutte queste cose lasciamo perdere i funzionari, lasciamo perdere, come dire, la macchina comunale, che io so che c'è un'anarchia totale, nessuno la governa e quindi ognuno se ne va per i fatti propri, ma la politica, perché la gente, io eleggo il politico, io eleggo il rappresentante, l'amministratore, e da cittadino chiedo all'amministratore, chiedo ai miei amministratori di essere conseguenziali la mattina, di mettere davanti quelle cose che ci sono da fare e affrontarle. Com'è possibile? Ma non perché il teatro, perché portavo l'esempio del teatro per dire, se per il teatro ci sono volute 26 mesi, ora per i soldi per il palazzetto, per esempio, ci sono i soldi per il finanziamento? 900 e passa milioni, e 900 e passa mila euro. Sono previsti i soldi per la progettazione, che stessa, credo cosa, sia stato già eseguito. Stessa cosa per il Dino Liotta e stessa cosa per via Principe di Napoli. Se non vai a fare l'incarico e quindi la pratica, cioè il bando per fare la gara e trovare il progettista, questo progettista deve poi avere il tempo per fare il progetto esecutivo.
ci sono le scadenze che sono previste in questo bando, c'è il rischio che pure questi soldi e i ragazzi che aspettano da anni un palazzetto chiuso per giocare, per fare attività sportiva, per togliere... Le stesse associazioni teatrali. Parliamo, sì. Io voglio spostare, perché sì, mago, sì, gli interessa solo il teatro, no, gli interessa, sì, io portavo il teatro come esempio per dire, se per una cosa fatta, facile, di un importo minimo, stiamo incontrando tutti questi problemi, ci sono voluti 26 mesi, altro che metà marzo del 2000 a marzo del 2023, qua a marzo del 2333... Il quadro che abbiamo fatto è un quadro nerissimo, ovviamente, ma ripetiamo, dico, rispecchia purtroppo la situazione attuale che stiamo vivendo. Come si riprende una città così? Cioè, come dove secondo lei principalmente si deve intervenire? Innanzitutto, ovviamente, allora, noi partiamo creando un'amministrazione che sia partiamo, più funzionale. Partiamo da un presupposto, poi ci arriviamo all'amministrazione da creare. Io dico, c'è questa amministrazione che è, come dire, ha ancora un anno e passa di mandato. Io ogni giorno non è che voglio criticare l'amministrazione o voglio polemizzare con Pino Galanti. Penso io, che tutti vorremmo dire che Legata è bellissima. L'ho votato, l'ho sostenuto, l'ho fatto votare, anche se non, come dire, all'inizialmente avevo detto a Pullare, no, io secondo me Galanti non è la persona adatta per fare così. Però poi l'ho votato, l'ho sostenuto, l'ho appoggiato. I miei sono suggerimenti, sono input, non sono critiche, come dire, così, solo per criticare l'amministrazione o per dare la spallata o per chissà che cosa. Vorrei che da domani mattina quest'anno e mezzo fosse impiegato all'amministrazione gli assessori. Ogni giorno un assessore deve avere un... Io ogni settimana riunivo, il sabato riunivo tutti gli assessori e facevamo il punto della situazione. Il lavoro che si era fatto la settimana precedente, le cose dove c'erano gli inghippi, dove c'era il problema, dove si incontrava la difficoltà e compagnia. Il lavoro che si doveva fare la settimana successiva. Gli incontri dove c'erano problemi si interveniva. Semplicemente programmazione. Programmazione, ci riuniva. Che si fa? C'è quest'anno e mezzo, sfruttiamo, utilizziamolo. Il Consiglio Comunale, che fa questo Consiglio Comunale? Ecco, il ruolo del Consiglio Comunale. Abbiamo gente che ha preso 1300 voti, 800 voti, 900, cioè, quindi campioni di preferenze, gente che ha un seguito elettorale non indifferente. Noi lo abbiamo definito il Consiglio Comunale più silente della città. Cosa gli dice ai propri elettori? A quelli che lo hanno votato, cosa gli racconta se non dice nulla? Poi tra l'altro si esce pure con un comunicato in cui si dice sta andando benissimo, l'amministrazione ha fatto faville, ha fatto meraviglie e quant'altro. Ma dico, ma allora siamo su due pianeti completamente diversi. Non che uno voglia togliere, perché quando ci sono i meriti è giusto, no, che uno si riprenda. Però ripeto, io non voglio fare polemica, quindi dico, c'è un anno e mezzo, anche il Consiglio Comunale, la Commissione Bilancio. Io chiamavo in causa la Commissione Bilancio in uno dei miei post che ho fatto l'altro giorno. C'è la Commissione Bilancio, hanno dei ruoli ben precisi, di indirizzo, di ispezione, di controllo. Hanno la possibilità di convocare la Commissione, non so chi è il Presidente, perché prima era Violetta Callea, mi pare che ora che lei, essendo assessore, si è dovuta dimettere da consigliere comunale, quindi non è più, come dire, Presidente della Commissione. Ci sarà un Presidente della Commissione, non so chi è, però questo Presidente della Commissione, un Vicepresidente, c'è una Commissione, un ruolo c'è. I componenti, chiedete, riunite, chiamate il Revisore dei Conti, chiamate il Ragioniere Capo, chiamate l'Assessore al Bilancio, che non so neanche chi è l'Assessore al Bilancio. Il Vice Sindaco. Ah, Vice Sindaco è il Professore al Bilancio, ho capito. Ripeto, sono quattro gli assessori al bilancio che abbiamo avuto in questa amministrazione. Quindi c'è stato prima Ranieri, poi Bilotta. Poi c'è stato Bilotta, che naturalmente anche Bilotta è un altro competente, che ha detto che riscuotiamo il 24%. Il 20% quindi noi paghiamo 8.000 euro l'anno, 8 milioni di euro di tari, quindi di spazzatura alla ditta, dobbiamo dare 8 milioni e ne incassiamo il 20%. Quindi su 2 per 8. 2 per 8, 16. Incassiamo poco. Incassiamo 1.600.000 euro. Quindi noi prendiamo dalla banca tesoriera, giusto? Certo. Correggimi se sbaglio. No. La fesseria, io l'ascolto. Oppure quindi qualcuno telefona. Esatto, sì. Quindi noi ogni anno prendiamo a debito, visto che la TARI se ne riscuote 1.600.000 e se ne pagano 8, prendiamo 6.400.000 a debito per pagare. Quindi noi andiamo avanti a anticipazione di cassa. Noi siamo, sembra, cioè questo comune va avanti grazie all'anticipazione dei cassi. Se la banca tesoriera chiude il rubinetto, è finita. Neanche gli stipendi si possono pagare. Ora dico,
Io non critico l'amministratore, io cerco di stimolarli, cerco di dire, signori miei, l'amministratore questo è, sacrificio, sudore, impegno, voglia di fare ogni giorno, mettersi davanti a una tabella di marcia e lavorare. Si voleva collaborare, ho dato pure la mia disponibilità a collaborare. Ci sarebbero state tante altre persone che, seguendo questo esempio, si sarebbero avvicinati per dare un contributo per la città, non certo all'amministrazione Galante. Cioè, che succede? Oh, cioè, alla città, per la città, perché ci viviamo in questa città. Ci viviamo in questa città. Ultime due cose e poi la lascio andare. Durante la sua amministrazione, un'altra delle parole maggiormente tenute in considerazione era turismo e vocazione turistica di questa città. Ricordiamo la nascita di diversi insediamenti, allora la lievitazione di tanti B&B, il numero è cresciuto, dico, negli anni, anche a livello turistico. Negli ultimi due anni ovviamente siamo stati condizionati da una pandemia che adesso, dico, pare che si stia allentando, però dico, poi voltiamo pagina, nei cataloghi, piuttosto che tra le mete ambite, Licata è, se non l'ultimo, dico, uno degli ultimi posti, non andando lontano dalla nostra regione. Non stiamo paragonando Rimini, Ricciano, Lignano, Sabbiadoro. Dico, stiamo parlando di Sicilia, e sicuramente i vari Cefalù piuttosto che Marzamemi sono avanti. Una vocazione turistica che probabilmente da noi non è decollata. Ricordo che voi avete creato un bel servizio che era quello di cicloturismo. Di queste cose non si è più parlato, ma questa, come mille altre situazioni a livello turistiche, che dico, Madre Natura è stata generosa con noi, con il nostro territorio, però dico, è rimasto soltanto quello. Abbiamo un posto bellissimo e ci abbiamo fatto pure la scenografia noi. Allora, io intanto ti ringrazio per la domanda, perché mi permette di dire una cosa che sicuramente i giovanissimi non conoscono, perché nel 2003-2008 erano bambini e quindi Facebook non c'era, e quindi anche, come dire, non si potevano fare selfie, non c'era la cassa di risonanza, non si potevano fare, come dire, gli annunci, non si potevano fare le fotografie, quindi tutto passava così, magari in sordina, i giovani non lo ricordo. Intanto a Licata se nasce la ricettività turistica, non parliamo di turismo, la ricettività turistica. Questo è un merito che va dato alla mia amministrazione, che è arrivata, ha creduto nel turismo e ha fatto in modo che finalmente Licata passasse dall'hotel Alfaro, che era solo l'hotel Alfaro, che aveva, non so, 40-50 posti letto. Siamo arrivati oggi ad avere più di 3.000 posti letto. Esattamente. Con varie tipologie, sì, di ricettività, dal villaggio turistico alla casa albergo, al B&B, al piccolo hotel, giusto? Quindi questo è un lavoro che ho fatto io, dando contributi a fondo perduto perché nascessero i B&B, l'unico comune d'Italia che dava 2.000, 1.500, 1.000 euro a posto letto secondo le stelle che tu volevi mettere nel tuo B&B. C'era Malta, se non mi sbaglio, ancora con voi, la possibilità di avere il catamarano con Malta pure, se non mi sbaglio. E quando siamo arrivati noi c'era il catamarano, era l'anno che l'avevano dismesso, e lì abbiamo fatto anche una battaglia, sì, per avere il catamarano. Ci siamo andati a Malta, abbiamo parlato con la Virtu Ferris, all'epoca, sì, c'era pure Presidente del Consiglio Angelo Vincenti, siamo, sì, andati, sì, a lui, sindaco io, e lui Presidente del Consiglio, quindi è vivo, testimone, vedi, sì, no, e può dire le cose come stanno. E siamo andati a Malta per cercare di fare tornare il catamarano, solo che quelli ci hanno detto, guarda, la linea, o se voi finanziate il vuoto per pieno, quindi linea non emettiamo. Siccome i soldi per finanziare il vuoto per pieno non ce li avevamo, e quindi praticamente il catamarano è saltato. Però ripeto, il turismo e comunque la ricettività turistica è nata perché c'è stata un'amministrazione che ha creduto fortemente al turismo, ha sponsorizzato delle iniziative turistiche. Il villaggio turistico dei Maresca, che sono arrivati qua per dire, abbiamo 6 mesi di tempo perché abbiamo un credito d'imposta, se non li spendiamo entro 6 mesi li perdiamo, ci fate fare questo villaggio entro 6 mesi, ci date tutti i permessi, se no ce ne andiamo. E noi abbiamo lavorato dalla mattina alla sera, andando a battagliare con la sovrintendenza, alla regione, per non perdere questa opportunità. Il porto turistico non è una mia creatura. Il porto turistico io lo trovo dall'amministrazione precedente, l'amministrazione del buonanimo dell'avvocato Giovanni Sai, aveva deliberato questo porto turistico nella zona della Giummaretta. Siccome io sono convinto che le amministrazioni che arrivano non devono distruggere quello che hanno trovato perché non l'hanno fatto loro. Lei ritiene che sia successo con lei? Sì, sì. Completamente. Cioè, quindi chi è seguito alla sua esperienza. Chi è arrivato ha semplicemente pensato di distruggere quello che io gli avevo lasciato, e gli avevo lasciato un tesoro. No, gli avevo lasciato un tesoro. Sicuramente una città differente. E lo hanno completamente depauperato perché, per il piacere di dire, no, siccome è una cosa che magari, vice Biondi, allora dobbiamo cambiare. Io no, Saito aveva fatto
la delibera e il Consiglio Comunale dell'epoca la delibera per fare il porto turistico. Io ho fatto semplicemente che ho preso questa iniziativa che la ritenevo validissima e l'ho difesa in tutti gli ambienti, Regione, Ministero dell'Ambiente, perché la volevano far naufragare. Poi c'è qualcuno che piace, a chi non piace, ci sono tante... Ah, mi permette di dire una cosa. Siccome ogni tanto c'è, visto che ormai abbiamo Facebook, c'è qualche nostro concittadino nostalgico e ci sta la nostalgia, perché io pure ho 64 anni, ogni tanto quando si pubblica qualche fotografia, quando avevo 20 anni, bella è bellissima, anche se poi mancava la fognatura, sì, anche se poi non girava la strada, anche se poi per farsi la doccia doveva aspettare la domenica nella vasca da bagno, cioè, anche con tutti i disagi di questo mondo, la carne si mangiava una volta l'anno, eccetera, eccetera. Però siccome avevo 20 anni, e vedi quella foto, dice bellissima, e si pubblica la foto della Giummarella, quando la Giummarella degli anni, già avevo 17 no, anni, l'ultimo io, periodo era diventato un ritrovo, no, l'ultimo periodo, già avevo 17-18 anni, già la Giummarella non ci andava più nessuno, perché si andava tutti a Mollarella, motorini, macchine, eccetera, eccetera. Quello che voglio dire io è questo, la Giummarella è dichiarata non balneare, era dichiarata, perché nel momento in cui è stata inglobata all'interno dell'area portuale, c'è il codice della navigazione che stabilisce che all'interno dell'area portuale c'è il divieto assoluto di balneazione. Quello ormai, nel momento in cui è stata inglobata all'interno del porto, non poteva più essere un lido, lo potevi riqualificare tu, però bagno non te ne potevi fare, perché all'interno dell'area portuale entrano le navi, entrano i pescherecci, quindi l'acqua... Le condizioni giusto, no, non è possibile. Quindi finiamola con questo, cioè, ricordiamoci questi bei momenti che abbiamo vissuto quando eravamo giovanotti, chi era più giovane, eccetera, eccetera, della Giummarella, ma non diciamo più che ogni volta vedo 300 persone, hanno fatto il cemento, hanno buttato... No. Mutuando la sua esperienza di amministratore, quali prospettive vede lei per la città? Questa ovviamente è la domanda che va a concludere, dico, tutto questo nostro ragionamento. Allora, Quale prospettiva diamo a questa città? Io mi sono permesso di portarti oggi qua questo libro, perché te lo voglio regalare alla fine della trasmissione. Questo è un libro che io ho scritto nel 2017, che racconta un po' la mia esperienza di politico, dove parlo che la politica è passione, impegno e quant'altro, e poi magari faccio la storia degli ultimi 20 anni, fino all'ultima amministrazione di Cambiano e dell'elezione di Pullara alla regione. Qui c'è raccontato tutti gli altri episodi, Gragi, Balsamo, tutte le vicende che si sono succedute, i candidati e quant'altro, e racconto un po' la storia della città. E questo, in questo libro, quindi già nel 2017, alla fine io concludo dicendo che cosa bisognava fare all'epoca per evitare gli errori del passato, per evitare, cioè, perché se la vita ti deve insegnare qualcosa, tu devi trarre esperienza, no? Mettere da parte le cose negative e cercare di mettere a frutto, come dire, e farle diventare positive, e quindi pensare alle cose positive. E io parlavo appunto di, se pigliamo i veleni che hanno distrutto la politica alicatese, che hanno avvelenato il clima e che hanno compromesso lo sviluppo della città, perché si era intrapreso uno sviluppo, se si fosse continuato dopo la mia amministrazione, dal 2008, si fosse continuato su quella strada. Poi è subentrata una fase di veleni. Sicuramente passi a... ma già c'era. Là si è accentuata. Guarda, tu non te lo ricordi che eri giovanissimo, ma io neanche mi sono seduto e già mi avevano fatto il ricorso al TAR per farmi... Questo è E ogni giorno avevo io finanza, carabinieri, polizia, sequestrare atte, carte, perché c'erano lettere anonime, non anonime, firmate. Quindi c'è una vita d'inverno, eppure abbiamo lavorato, amministrato, compegno, eccetera. Però dico, lo scrivo pure qua e dico cosa bisogna fare. E quello che bisogna fare è questo. Intanto favorire un ricambio generazionale, permetto. Indispensabile. Giusto, favorire un ricambio generazionale, cercare in qualche modo le persone di buona volontà. Io su questo mi impegnerò, perché, ripeto, non voglio più fare politica attivamente, non voglio più cariche elettive, però non significa che mi disimpegno e me ne vado al giardinetti. No. Giusto? Anche io, perché non ce la vediamo. No, lasciamo. Dico, al massimo a teatro. Io, esatto, teatro senz'altro. Dico, io sono una persona che sono sempre stato cittadino attivo da quando ero bambino. Io ho fatto la battaglia dell'acqua nel 67, avevo 11 anni. Perché avevo questa voglia, vedevo i grandi che correvano perché lottavano per l'acqua delicata, eccetera, eccetera, vedevo i comizi di Ernesto Licata e mi affascinavo. E vorrei che i giovani si affascinassero sentendo queste cose, ricordando queste cose e pensassero alla città. Quindi mi adopererò per far sì che, per quello che posso fare, favorire, come dire,
il nascere di una nuova classe dirigente, che è quella che manca. Un cambio generazionale di giovani che si avvicinano alla politica e che in qualche modo riescono ad avere anche quelle basi essenziali per sapere che cosa significa fare il consigliere comunale, quali sono i doveri, quali sono i diritti, quali sono, come dire, le mansioni. Bisogna tornare a scuola sostanzialmente. Bisogna tornare a scuola. Quello che una volta facevano i partiti. Esatto. Tanti anni fa, perché ora da un ventennio a sta parte anche i partiti non l'hanno fatto, perché ormai i partiti sono diventati tutti Salvini, Berlusconi, Di Maio, Conte, cioè ora è la persona, non è il partito, prima c'erano i partiti, poi all'interno dei partiti c'erano pure le figure, certo. Però erano, come dire, intanto c'era più gente e poi si studiava nei partiti, si faceva attività, i ragazzi crescevano, facevano esperienza, facendo il consigliere comunale imparavano che cosa significava amministrazione, eccetera, eccetera. E poi, ora, questo è venuto a mancare, quindi bisogna fare questo tipo di attività. Seppellire definitivamente l'ascia di guerra è la cosa più importante, consentami, Giuseppe, la cosa più importante è che l'amministrazione che verrà sa e deve sapere, che sennò stiamo correndo di nuovo a fare un'altra grande fesseria, qual è la situazione, e deve avere studiato e avere l'idea di come risolverle, di come risanare. Perché se poi, una volta che fa la campagna elettorale, vince, dice che sa tutto e sa sistemare tutto, dopo che vince dice: ah, ma soldi non ce ne sono, ah, ma no, personale non ce n'è, ah, ma questo non... Ma di che cosa stiamo parlando? Non ci sono scusanti, cioè io questa amministrazione, ecco perché ti dico, certe volte non la puoi scusare, queste cose si sapevano. E quindi dovevi avere un piano B. Ma no, io presumo che c'era il piano, cioè avevano in mente cosa fare e come fare per risolvere determinate situazioni. Evidentemente non ha funzionato. Perché ora non ti puoi dire: ah, è un disastro, per cui il disastro non mi consente di fare il consuntivo perché io ho trovato un disastro, è perché mancano i funzionari, è perché se ne sono andati in pensione. Lo sapevi? Lo sapevo. Giusto. Ecco perché ti dico. È sempre molto interessante sentirla e probabilmente la inviteremo qualche altra volta, perché dico, con lei si parla tanto di contenuti, si parla tanto di temi importanti. Io cerco di essere sempre propositivo, a me non piace la polemica non serve a nulla, mi piace costruire, do suggerimenti, mi impegno e mi ci metto la faccia quando mi si chiede, perché potevo dire tranquillamente al sindaco quando mi ha detto: ma vuoi venire a darmi una mano? Potevo dire: no, io ti suggerisco da lontano, io mi sono messo a disposizione, poi non hanno voluto, pazienza. Grazie ad Angelo Biondi per essere stato con noi in questa ora di Domus. Grazie a te, ti posso dare assolutamente il libro, sì, lo facciamo vedere anche in telecamera. Telecamera, ecco, così. La regia, questo è un libro che io ho scritto, se qualcuno ha il piacere di capire come gli ultimi 20 anni di politica allegata, sì, come si sono svolte, ecco, lo leggeremo con enorme piacere. Te lo regalo. L'appuntamento con Domus è rimandato a venerdì prossimo, grazie a tutti per averci seguito e a risentirci.